Una vita loca! Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati nella casa del diavolo. Il Tring è sempre presente, iscrivetevi, campanellina per essere aggiornati su tutti i video. E mi raccomando, iscrivetevi e se potete date un contributo al canale. Come avete visto è tempo, che è tanto tempo che non faccio video, che non faccio dirette, quindi il canale ha bisogno del vostro aiuto. Stasera dopo la partita saremo in live, sarò in live. Nel primo commento trovate Team Maglie Calcio, codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna, mentre invece nella descrizione del video trovate Matteo Chiamenti, il milanista qualunque, tutti i miei social e il gruppo Telegram aperto a tutti. Finalmente dopo qualche giorno di chiacchiere da bar, di chiacchiere su tutto e tutti, si torna a parlare di campo, che come sempre è la parte migliore, è l'unica parte che dovrebbe interessare ai tifosi quando si parla di calcio. Giochiamo col Cagliari stasera 20:45 e attenzione alle scelte di Pioli, o quantomeno a quello che i media danno come scelte di Pioli. Fuori tutti i big, lo leggete in grafica. Dovrebbe non esserci Leao, potrebbe non esserci Theo Hernandez, potrebbe non esserci Tomori e quindi si potrebbe anche ritornare a un 4-3-3 con un centrocampo formato da Bennacer, Reinders e Musa e lì davanti con Chukwueze a destra, Pulisic a sinistra e Olivier Giroud come perno centrale. La difesa dovrebbe essere composta da Kalulu, Florenzi, destra e sinistra. Ciao e Gabbia dovrebbero essere i due centrali. Rocco fa il bravo, lascia stare il gatto. Rocco fa il bravo, lascia stare il gatto. Scusatemi. Queste dovrebbero essere le scelte di Stefano Pioli. Scelte forti, probabilmente scelte arrivate anche in ritardo, perché Stefano Pioli avrebbe dovuto e avrebbe potuto dare un segnale forte ad alcuni giocatori tempo addietro, e come leggete in grafiche, come comunque avete letto in giro per il web, oggi ancora, stasera ci sarà ancora la Curva Sud in silenzio, quindi continua la protesta d'oltranza della Curva Sud. Chiaramente non è una protesta per andare contro tutto e tutti, è una protesta che arriva dall'amore che i tifosi provano per questa squadra. Quindi cerchiamo di capire bene quello che i tifosi vogliono dire con il loro silenzio. Non pensate che questa contestazione sia mirata a qualche persona singola. Questa contestazione è mirata a provare a far meglio a tutto e a tutti. Bisogna fare meglio. La società deve fare delle scelte importanti, deve far vedere ai tifosi che questa dirigenza e questa proprietà sono ambiziose, perché se non sarà così, come ho già detto nel video precedente, si rischia di ricominciare una prossima stagione con la mancanza della passione che ha contraddistinto i tifosi del Milan negli ultimi anni, e questo sarebbe veramente molto molto negativo. Andiamo un po' a parlare di quello che viene fuori sugli allenatori e sull'attaccante, perché sembrerebbe che il Milan, ad esempio a livello di giocatori, stia spingendo per uno fra Zirkzee e Sesko. Ecco ragazzi, io ho i miei dubbi che il Milan possa andare su questi giocatori. Ho i miei dubbi perché secondo me potrebbe cercare altro. Attenzione, come vi ho detto ieri, l'attaccante potrebbe non essere soltanto uno. Milan potrebbe aver bisogno di due attaccanti. Quindi
come si dice, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Però sarebbero due investimenti che ripagherebbero, perché io sono convinto che tutti e due gli allenatori, tutti e due i giocatori possano fare molto bene al Milan. Se per Sesco oggi non spenderei tutti quei soldi, per Zirze bisogna sempre capire chi sarà l'allenatore, perché fare il mercato senza sapere, questo per quanto riguarda noi, chi sarà il futuro allenatore, capite bene che sarebbero scelte un po' avventate. O scelte che magari non saranno, potrebbero non essere condivise dall'allenatore, potrebbe essere che il nuovo, il futuro allenatore potrebbe volere altro. Attenzione però, attenzione, perché questo è quello che sappiamo noi. Quello che sappiamo noi è che il Milan ancora non ha scelto l'allenatore. Però potrebbe anche non essere così. Anzi, per quello che posso capire io, in questi giorni ho sentito qualche amico. Il Milan avrebbe già deciso chi potrebbe essere l'allenatore del futuro. Non mi è stato detto chi potrebbe essere l'allenatore del futuro, perché chiaramente si tengono abbottonati per paura anche di dire cose che magari non sono reali, o comunque di farmi dire cose che non sono reali. Però il Milan ha continui e assidui contatti, soprattutto con un allenatore. E io, e attenzione, sto dicendo, io presumo che sia con Conceição. Io presumo che l'allenatore che viene contattato più spesso sia proprio con Conceição. Attenzione che il Porto deve giocare la finale di Coppa di Portogallo contro lo Sporting. Quindi secondo me potrebbe venire fuori. Rocco, ti ho già detto di smetterla. Qualcosa potrebbe venire fuori dopo il 26 di questo mese. Cercheremo di capirlo, cercherò di capire qualcosa in più, vediamo in questi giorni. Chiaramente durante la settimana non ci sono le partite, quindi andremo a parlare molto di mercato e di Toto allenatore. Lunedì saremo in live a mezzo all'una con Matteo, e poi nei prossimi giorni programmeremo le live con Mario, ma soprattutto con Pietro, per andare proprio a parlare di mercato. Quindi ricominceremo con le live speciale mercato. Allora, la formazione di stasera, scrivetemi qui sotto se vi convince o non vi convince, se Stefano Pioli sta facendo scelte forti dettate dal momento, oppure sono scelte ponderate che possono dare comunque un valore a questa partita. Ragazzi, andiamo ad affrontare una squadra che sta lottando per salvarsi, quindi sicuramente il Cagliari non arriverà a Milano per fare la comparsa. Il Cagliari potrebbe essere una squadra molto molto complicata da affrontare. Ieri le parole di Stefano Pioli, molto belle le parole su Ranieri. Qualche tempo fa mi scrisse: Tringa, ma cosa dici di un allenatore come Ranieri? Allora, partendo dal presupposto che a me Ranieri piace tantissimo, a livello di persona, a livello di carattere e a livello anche di carisma che riesce a dare alle proprie squadre. Ragazzi, Claudio Ranieri dove è andato? È andato e ha fatto bene. Chiaramente non si sta parlando del dove è andato, ha vinto, però dove è andato, ha raggiunto gli obiettivi. E questa è una cosa importante. Raggiungere gli obiettivi nello sport è la cosa primaria. Se il tuo obiettivo è rimanere in Serie A, quando lo raggiungi, per l'allenatore è una vittoria, per la piazza è una vittoria. Se l'obiettivo è fare bene in una stagione e lo fai, l'obiettivo è raggiunto, e per la piazza e per la società vuol dire fare bene. Attenzione, non confondiamo il calcio con altre situazioni. Non confondiamo lo sport con altre situazioni. Quando mi dicevate di Ranieri, io avevo detto: ragazzi, sì, Ranieri mi piace, perché mi piace a livello personale, mi piace, però non lo vedo come allenatore da Milan. Ecco, io gradirei che il prossimo allenatore del Milan sia uno con lo stile di Ranieri, ma con la mentalità del guerriero. Con la mentalità del guerriero. A me piacciono le persone pacate, il Milan ha il suo stile da preservare, però voglio un guerriero. In panchina voglio un guerriero, perché solo avendo un guerriero in panchina la squadra dimostrerà di essere forte, importante e voler battagliare fino alla fine.
Ragazzi, ci vediamo stasera dopo la partita in live. Vi voglio bene a tutti, se per forza vecchio cuore rosso nero, ricordaci questa cosa, si fa la vecchia maniera. Noi siamo vecchio stampo. Alla salute e ci vediamo stasera.